Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, come promesso, il video post-Siviglia e ormai post-trasloco. Abbiate pazienza, ma sono stati giorni veramente difficili. Allora, prima di arrivare lì, al post tutto e analizzare un attimo la situazione della Juve, voglio togliermi qualche sassolino dalla scarpa perché veramente ragazzi, rischio di impazzire. Vicenda, patteggiamento Juve. Molti tifosi della Juve non volevano il patteggiamento, molti tifosi della Juve volevano la Juve al TAR. Io onestamente sono contento, per un semplice motivo. Finalmente la chiudiamo lì e abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che pagliacciata è la giustizia sportiva. Si parlava di Serie B, Serie C, prima categoria, no, radiamola direttamente. Un'ammenda da 718.000 euro, 718.000 euro. Che io fossi la Juve di fare un bonifico da 720.000 e gli direi i 2.000 di mancia. Cioè, ragazzi, andare al TAR significava inimicarsi ancora di più la federazione, continuare a litigare con la federazione. Che senso ha? Si può chiudere? Chiudiamo, basta. Tanto la stagione ormai è andata a ramengo, perché è andata a ramengo. Chiudiamo e ripartiamo l'anno prossimo. Come aveva detto il mister, cerchiamo di chiudere. Cerchiamo di chiudere. E a livello societario va benissimo, ragazzi miei, va benissimo. Sono spicci quelli lì per la Juventus, non vengono tolti altri punti, va benissimo. Tanto la stagione ce l'hanno già condizionata abbastanza, va bene così. E qui apro e chiudo una parentesi. Anzi due, facciamo così. Una per quanto riguarda le Adani e l'altra sui tifosi della Juve. I tifosi della Juve, molti volevano il TAR perché volevano che la Juve andasse fino in fondo e si mettesse contro la federazione, facendo bloccare i campionati, eccetera, eccetera. Il fatto che la Juve abbia patteggiato non significa che la Juve è d'accordo, o che la Juve sia colpevole. Cioè, la Juve ha deciso di uscirne per trovare una stabilità, per cercare di ripartire in un ambiente semi-normale. Questa è la verità. E io quando sento le parole di Adani che dice: ma le penalità, la partita con l'Empoli non sono scuse, ma un paio di palle non sono scuse. Perché fatemi capire, sulla Juve che in questo momento non ha una dirigenza, non ha una figura di peso, Allegri deve fare 3, 4, 5 incarichi. Lì non c'è giustificazione, no? Per Allegri, Allegri non va giustificato, Allegri che deve trovare le motivazioni dei giocatori, tutto l'anno deve rincorrere. Lì no, lì no. Però per altre società che non hanno dietro una dirigenza o non avevano avuto negli anni dietro una dirigenza, lì le giustificazioni c'erano, perché un giocatore lo sente se non c'è una dirigenza dietro forte. Quindi iniziamo a fare pace col cervello, primo. Seconda cosa, proprio per rispondere ad Adani, io sono stufo di sentire questa campagna che lui fa dove il Dio Tempo, tutte queste fesserie, per un semplice motivo. Ragazzi, io penso che in Italia ci voglia un po' di rispetto. Ci voglia un po' di rispetto. Ovvero, noi che magari facciamo anche qualche discorso alla bar, siamo un discorso, ma certi professionisti, ex giocatori, ex dirigenti, devono avere del rispetto. A che cosa mi riferisco? Io sono stufo di sentire definire certi allenatori scarsi, finiti, bolliti, di qua e di là, allenatori che hanno vinto per anni, anni e anni, che hanno portato un brand, magari come la Juve, come possono essere altre squadre, perché non parliamo solo di squadre di calcio, ma parliamo di veri e propri brand, ai vertici mondiali, ai vertici europei. Io sono stufo di sentirli criticare dal primo che passa così per diritto. Cioè io sono stufo di sentir chiamare professore Giampaolo, sono stufo di sentir chiamare maestro Sarri, sentir definire Spalletti il migliore allenatore italiano perché un anno nella sua carriera è riuscito a vincere un campionato, tra l'altro un campionato falsato. Loro sono stati bravissimi, sia ben chiaro, però un campionato comunque falsato, un campionato in cui di mezzo c'è stato un mondiale e tante squadre hanno mandato anche molti più giocatori, un campionato con mille cose in mezzo. Io sono stufo di sentire poi dare appellativi a allenatori come Mourinho, allenatori come Allegri, allenatori come Ancelotti e tanti altri, solo perché hanno un modo di giocare diverso da quello che piace a certe persone. Io sono stufo, perché poi però gli si va a leccare il culo a gente come Capello
E io la formazione di Capello, quella del 2005, quella del 2006, io me le ricordo. Io mi ricordo la Juve come giocava in Champions League. Io me le ricordo come è uscita la Juventus in Champions League. E molti di quelli che parlano sui social, vadano a riprendersi la formazione della Juve. Vadano a vedere i giocatori che aveva in panchina. Vadano a vedere contro chi è uscito e contro chi stava uscendo. Perché io, il primo anno di Capello, quando esce con Liverpool, va bene, dai, ci può anche stare. Non ci sta, ma va bene. L'anno dopo, la Juve stava uscendo col Werder Brema. Se non fosse stato per una papera di Wiese, col gol di Puma Emerson, la Juve con quella squadra lì che aveva Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Thuram, Vieira, Emerson, Nedved, Del Piero, Trezeguet, Ibrahimovic, Mutu, che poi è andata a Firenze, ha fatto i buchi. A momenti non buttavamo fuori il Werder Brema. Quindi io sono stufo di sentire dire ma la Champions League, quest'anno abbiamo fatto schifo in Champions League. Verissimo. Avessimo avuto qualche giocatore più probabilmente non avremmo fatto schifo. Non è una giustificazione, perché comunque col Maccabi in Israele dovevi far meglio, verissimo. Certo che se dopo 2 minuti al primo scatto ti esce Di Maria, già segni una posizione di non stabilità mentale, perché è vero che la penalità è arrivata dopo, ma quante notizie continuavano a uscire quei giorni lì? Perché poi la gente si dimentica, quelli che ci marciano lì sopra, ma ancora non c'era la penalità, no. Però ogni giorno sui giornali uscivano le notizie, io me lo ricordo molto bene. Quindi smettiamola. Allegri può piacere, può non piacere. Io non sono qui per dirvi vi deve piacere Allegri o non vi deve piacere, però bisogna rispettare e apprezzare quello che ha fatto questo allenatore quest'anno. Io lo so che, ragazzi, cioè, se io venissi qua e vi dicessi Allegri fa schifo, è una merda, via, come fanno molti altri che hanno cambiato improvvisamente idea perché hanno visto che fanno più visualizzazioni, a me non mi interessa, so che avrei più seguito, ma a me non mi interessa, non è quello. Io vi dico quello che penso io, e per me Allegri quest'anno ha fatto un grande lavoro, perché ha dovuto sostituirsi a una società. Quando Allegri finisce la partita con l'Empoli, va ai microfoni e dice dopo Siviglia ci siamo svuotati, ragazzi, significa che quella squadra lì non ne ha più. E ha aggiunto una frase molto importante: ogni volta che mettiamo fuori la testa ci buttano giù. E quindi quando io sento Adani che dice ma non è una giustificazione che nel riscaldamento avevi i punti, poi no, perché già se ne parlava, parlare una cosa, che poi te lo vedi di nuovo e un altro, la frustrazione dei giocatori, poi una partita che comunque prendi traversa, quello va di là, fallo da rigore, ti sbagli, ti mangi di nuovo l'occasione, quelli va di là, fanno gol. Cioè, è stata una situazione surreale. Poi se vogliamo fare un discorso serio del tipo Allegri, cioè che programmazione avrà la Juve il prossimo anno? Punterà su giocatori di un certo tipo, punterà solo sui giovani? Allora se tiene solo giovani ha senso puntare su Allegri, o ha senso cercare più un allenatore che dia un gioco, un'idea di gioco per cercare di far crescere i giocatori in una maniera diversa? Perché Allegri come gestore, se non è il migliore, è uno dei migliori. Ma poi la cosa che mi fa ridere è quando sento i nomi in alternativa, perché secondo me ci vuole un allenatore che vada bene per tutti, non un allenatore che arriva e tempo 2 giorni, le prime 2 partite che perde già è in discussione, anzi prima che inizi a giocare già c'è mezza tifoseria che non lo vuole. Ok, ci vuole un nome che vada bene per tutti. Quale sarebbe questo nome? Zidane. Ma è un altro gestore, quindi tanto vale. Anche a me farebbe piacere Zidane, ma è un allenatore che prende un sacco, ma è un altro gestore. Quindi cerchiamo di far pace col cervello e di capirci. Però io veramente, ragazzi, sono frustrato proprio dalla cosa di sentire ma quello è un maestro di calcio, quello è il miglior allenatore, ma quello è bravissimo. Un allenatore che vince 6 campionati, 6, e quello che non ha vinto il secondo col Milan non l'ha vinto per i gol di Muntari, ragazzi. Perché è vero che poi ha perso a in casa con la Fiorentina, ma è quell'episodio lì che cambia la stagione, ok? Non può essere un allenatore scarso, un allenatore incapace, un allenatore arretrato, un allenatore antico. Non è questo. Perché senza mezza squadra comunque si è arrivato in una semifinale di Europa League e l'ha persa ai supplementari. Non è che ha perso 4-0, ha perso i supplementari con i suoi giocatori che hanno mangiato, si sono mangiati l'impossibile, e era secondo in campionato nonostante 1000 problemi di spogliatoio, nel senso di non tanto di liti, ma ragazzi, l'umore spogliatoio qual pensate che sia stato quest'anno? Problemi di infortuni, problemi di mercato, perché poi molti mi fanno morire, ma la Juve ha comprato Di Maria, ma la Juve ha comprato Parella, io ho comprato Pogba. Andiamo ad analizzare giocatore per giocatore. Potrei fare anche un video di 20 minuti se volete, ma andiamo a vedere l'internazionalità, perché io poi ho sentito tanti sciacquarsi la bocca, ma la Juve a livello internazionale, Bremer, a livello internazionale con Brasile mi pare abbia giocato 3 partite, 2 nell'ultimo mondiale, di cui una quella contro il Camerun, l'ultima partita del girone che non serviva, di fatto. Direi che era la 3ª partita, comunque contro il Camerun e hanno perso 1-0.
E l'altra che hanno giocato, ha giocato un 15-18 minuti, va di memoria, me l'ero scritto ma nel trasloco me lo sono perso, contro la Corea. Questa è la grande esperienza internazionale. Quando tu prendi un giocatore dal Torino, deve fare un salto di qualità, ragazzi, e la stagione ti deve aiutare. Quanti giocatori effettivamente va a prendere la Juve che migliorano la rosa? Quante? Cioè, devi a Cristiano, che ti assicura comunque un range di gol, un numero di gol, ok? Quanti gol ti avrebbe potuto portare Moise? Dovi a De Ligt, metto Bremer, è un upgrade? No, al massimo Bremer può pareggiare De Ligt, ma non è un migliorarsi. Non abbiamo terzini da anni e continuiamo. Cioè, bisogna ragionare in una certa maniera. Quindi il discorso che secondo me si deve fare su Allegri è: se la Juve punta sui giovani, è l'allenatore giusto? Facciamo quel percorso? Io vi dico che se vuoi puntare solo sui giovani, ti conviene cambiare allenatore, per me, perché fai un tipo di percorso diverso. Ma quando Allegri mi va a dire ai microfoni, se io avessi voluto vincere, e viene criticato come se avesse detto chissà che cosa, avessi voluto vincere, se è andato in una squadra più pronta, è la verità, lo volevano l'Inter e Real Madrid. Direi che come rosa sono un po' diverse dalla Juve, o sbaglio? O sbaglio? Come obiettivi erano un po' diversi, o sbaglio? Di cosa stiamo a parlare? E poi ragazzi, vi ho detto di un altro sassolino. Continuo a vedere sui social il video quello di Lippi che dice se non vado io, se non sono io i problemi, dimetto, no? Lippi, grande Lippi, salvatore della patria, Lippi. Io stimo Lippi in una maniera che voi non immaginate nemmeno. Però bisogna anche essere realisti. Lippi ha giocato 4 finali di Champions, 4. Ne ha vinta una ai calci di rigore e ha avuto negli anni questi nomi: Zidane, Del Piero, Fialli, Deschamps, Conte, Davids, Peruzzi, Buffon, Nedved, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Ha vinto una Champions ed erano tutte squadre sulla carta battibili. Sicuramente il Borussia era quella più battibile di tutti, ma poi c'era il Real e te la giocavi tranquillamente, l'Ajax e te la giocavi tranquillamente e il Milan con cui te la giocavi tranquillamente. Ne ha perse 3 su 4. E io ancora ad oggi mi devo sentire grandissimo Lippi, Lippi il migliore. Se Allegri poco poco avesse perso quelle finali lì con gente come Zidane, Del Piero, Inzaghi, Deschamps, eccetera, eccetera, sarebbe nel libro nero. Nel libro nero. Nel libro nero. E a me questo mi dà fastidio, ripeto, perché io poi quando ho sentito parlare di Spalletti, miglior allenatore italiano, questa stagione è stato il più bravo. Questa stagione è stato il più bravo, ma il miglior allenatore italiano, e poi far passare il nostro allenatore come una pippa, io mi incazzo con i nostri tifosi, perché noi non siamo capaci di sostenere la squadra. Io ripeto, l'allenatore può piacere, può non piacere, può star simpatico, può stare antipatico, ma bisogna sostenerlo. Perché dai ragazzi, cioè, stiamo arrivando veramente a un livello imbarazzante. Cioè adesso il discorso è forse meglio cambiare allenatore, perché se poi Allegri l'anno prossimo magari perde 1 o 2 partite, i tifosi si possono lamentare e ricominciare con gli Allegri out. Ma che tifoseria siamo? Ma di cosa parliamo? Ma prendete esempio il Borussia. Hanno perso un campionato che era già vinto, contro un Mainz che non aveva nulla da chiedere. Hanno chiamato i giocatori sotto il muro giallo, li hanno applauditi, li hanno sostenuti, l'allenatore si è messo a piangere, i giocatori piangevano, c'è stato un abbraccio collettivo. E loro sanno benissimo che l'anno prossimo magari arriveranno anche terzi, era questa un'occasione d'oro. Che magari passeranno altri 10 anni per vincere un titolo, e questa era un'occasione d'oro. Noi che abbiamo una squadra che ha vinto 9 anni e non sta vincendo nelle ultime 2-3 stagioni, sembra che chissà cosa sta succedendo, quando è normale che ci sia un cambio generazionale. Se avessimo dei soldi, ragazzi, questo cambio sarebbe più veloce, perché Sandro lo manderesti via, Rugani lo manderesti via, De Sciglio lo potresti mandare via, potresti comprarti dei terzini forti, potresti potenziare il centrocampo. Ma di che parliamo? Ma non è così, non abbiamo i soldi del Chelsea, non abbiamo i soldi del City, perché poi sento dire, beh, intanto Guardiola arriva sempre lì. Me ne batto il belino. Cioè, quanto spende Guardiola l'anno? Ma ragazzi, Guardiola io lo amo, è bravissimo. Ma ha fatto innamorare lui del Barcellona, di per sé. Ci mancherebbe altro, cioè, immaginate. Io a me piaceva tantissimo Real Madrid, perché io avevo come idoli Beckham, ho sempre detto tifo quello United, Beckham, Van Nistelrooy, quando sono andati quei giocatori lì mi sembrava chissà che, cioè,
una cosa clamorosa. Poi però è arrivato Ronaldinho, è arrivato Messi, Guardiola, io mi sono innamorato del Barcellona, ok? Però bisogna essere realisti. Quanto spende Guardiola l'anno? Cioè, allora diamo in mano a Simone Inzaghi, ad Allegri, a tanti altri allenatori quei soldi e vediamo che cosa combinano. Perché sennò, ragazzi, è un po' troppo comodo fare questi parallelismi. Guardiola è sempre lì, ma ci mancherebbe che non fosse lì con quanto guadagna lui, con quanto spendono per la squadra, ma ci mancherebbe che non fossero lì. Anche Real Madrid ogni anno è lì e quindi? Cioè, se hai i soldi puoi mantenere dei livelli alti. Quindi ragioniamo sulle cose, ragazzi. È inutile che continuano sui social a farsi la guerra se uno dice mezza parola su Allegri. Io lo so che questo video magari mi porto tra virgolette dietro anche delle antipatie, perché mi diranno tu allora sei per Allegri. Ma io non sono per Allegri, io sono per la Juventus. Però mi danno fastidio certe cose. A me Sarri non piaceva, ma io finché c'è stato Sarri l'ho sostenuto. Lì ho mosso le mie critiche, non avevo ancora il canale, ma con i miei amici ho mosso delle critiche, delle lamentele. Quando secondo me aveva avuto ragione, gli avevo dato ragione. Però ragazzi, la tifoseria deve cercare di essere compatta. È inutile che ci si fa la guerra tra noi Juventus. Ma che senso? Ma dove lo vedete? Ma dove vedete ste robe? Ma dove le vedete? Nelle altre big? Ma dove lo vedete? Poi ripeto, uno può dire io non voglio Allegri per questo, ma lo dovrebbe motivare. Io lo voglio per questo. Io vi dico che per me Allegri quest'anno, sono d'accordo col figlio di Galliani, non so se l'avete sentito a Sport Italia, se non l'avete sentito guardatelo. Io sono d'accordo perché per me ha fatto un lavoro incredibile, perché il suo lavoro non è stato praticamente di campo, il suo lavoro è stato tutto il resto. E se avessimo avuto allenatori come Conte, Gasperini e quant'altro, si sarebbero lamentati ad ogni partita. Io ricordo che Conte, l'anno che vince con l'Inter, perché Sanchez non segna a Genova, va ai microfoni e piange. Andate a vedere la media gol di Sanchez. Cioè ragazzi, sveglia, basta. Basta, bisogna trovare un'unità. Punto, per il bene della Juve, sia come tifosi, sia come società, e ci vuole Del Piero in presidenza, perché ci vuole una figura di spicco, di peso e caratura. Prendete Maldini, prendete Maldini come figura dirigenziale, quando apre bocca Maldini, tutti zitti. La Juve ci deve mettere Del Piero presidente, ma non come burattino, deve mettere Del Piero lì come figura di peso, che quando apre bocca comanda e che quando dice ba e ba. Questo è il discorso. Poi, che non abbiamo vinto il campionato, io l'avevo detto che per me la Juve, il massimo che potesse ambire, era il secondo posto. In Coppa Italia sei uscito con l'Inter, all'andata meritavi di vincere, al ritorno hai fatto schifo, te ne vai a casa. Ok, ci sta, ma se lo fosse stato per il rigore di Bremer, la partita dell'Inter dell'andata era come quella della Juve al ritorno, è uguale identica, inguardabili, uguale identica. In Champions League hai fatto male, te ne sei andato in Europa League, giustamente. Sei arrivato in semifinale, hai perso contro il Siviglia, che qualcosina fa. È vero che quest'anno era partito male, ragazzi, è vero, ma ha cambiato, ha recuperato, ha cambiato qualche giocatore, eccetera, eccetera, si sta riprendendo. Ma è finita la stagione, però si era ripresa. Quindi andare comunque a giocare alla Siviglia è difficile. Sei uscito dai tempi supplementari, pazienza. Ci siamo mangiati l'impossibile, ok, spiace, sì, tanto, però pace. Cioè, bisogna ragionare in una certa maniera, ragazzi. Bisogna ragionare in una certa maniera. Secondo me, in quest'anno, in una stagione così, abbiamo fatto il massimo. Più di così, personalmente, penso lo si potesse fare. Detto ciò, ragazzi, io vi mando un forte abbraccio. Vi invito a iscrivervi al canale. Diffondete il verbo. Queste sono le mie opinioni. Non iniziate, perché Allegri? No, se dovete muovere delle critiche, muovetele in maniera costruttiva. Ditevi, per questo, questo e questo. Perché così è lì il bello. Cioè, se uno dice, ma Allegri è una merda, appunto. Non ha senso. Non andiamo da nessuna parte. Detto ciò, io vi mando un forte abbraccio. Veramente, ragazzi, è importante, iscrivetevi. Ciao. E la Juve sta al di sopra di qualsiasi allenatore, sta al di sopra di tutto. Punto. E noi tifosi dobbiamo sostenerla. Punto. E un caro abbraccio a tutti quelli che sperano di vedere la Juve in Serie B, Serie C, seconda categoria. Spiace.